Il primo grande campione brasiliano a sbarcare in Italia è Paulo Roberto Falcao. Lo prende la Roma e per 5 stagioni segnerà la storia della squadra giallorossa. Il primo anno a Roma sfiora lo scudetto, ma si consola con la Coppa Italia. Ecco Falcao, fischia Michelotti. Momento di grande tensione, Falcao, gol! La Roma vince la Coppa Italia. Il nome mio si pronuncia Falcão, però è come il tifoso romanista. E mi chiama di Falcao e adesso mi chiama Falcao. Dopo 3 anni a Roma, la fama di Paulo Roberto Falcao ha sconfinato il campo da calcio. Roma lo vuole vedere da vicino, lo vuole spiare dalle pagine dei giornali di gossip, lo vuole toccare. Falcao in aria, va al tiro e al gol. Terzo gol del Brasile, azione personale di Paulo Roberto Falcao. Durante i mondiali dell'82 pareggia contro l'Italia e si prende i fischi anche dei romanisti. Ma dopo il mondiale diventa il divino o l'ottavo re di Roma. Ecco Paolo Roberto Falcao, cosa vedi in futuro di questa Roma allora Roberto? Vedo un futuro l'Avellino domenica prossima. Pensiamo ogni domenica, pensiamo all'avversario che vince. Saluto il tuo pubblico. Sì, sì. Alla terra, due tocchi, distanza 25 metri. Con lui la Roma torna a vincere lo scudetto. Consente a tutti i tifosi romanisti di uscire da un incubo, di allontanare un incubo e di uscire dalla prigionia del sogno. Vorrei in questo momento pure dedicare e dire che la vittoria pure di quella gente che nel primo anno erano con me qui, tanta gente. Tra i calciatori della Roma ce n'è qualcuno che vedrebbe bene su un palcoscenico? Tutti. Ognuno ha il suo ruolo, ognuno potrebbe fare le parti giuste. Un Falcao, per esempio? Beh, Falcao potrebbe essere un attore brillante, per esempio, nelle Feydeau, nel teatro brillante, nel grande teatro classico brillante, ovviamente, mica nelle porcherie. Hey! Stagione 82-83 è il faro della squadra. È il più europeo dei centrocampisti brasiliani, con uno spiccato senso del gol. Giorgio was a man,
sceglie il numero 5 sulla maglia, fa il regista, si propone in attacco, fa assist volanti di tacco ed è l'idolo della tifoseria. La stagione successiva, quella dell'83-84, la Roma punta tutto sulla Coppa dei Campioni, anche perché la finale si disputerà a Roma il 30 maggio. Il campionato lo vince la Juventus con 2 punti di vantaggio. La Roma però vola in finale di Coppa Campioni contro il Liverpool. Sembra una favola. I tempi regolamentari si chiudono sull'1-1 con gol di Pruzzo per la Roma. E c'è il colpo di testa, sempre da parte di Pruzzo. Si va ai rigori. Falcao non batte. Il rigore non battuto rimarrà un'ombra nel rapporto d'amore folle con la città di Roma. Chi sarà che vive nas ideias desses amantes? Conti e Graziani si fanno ipnotizzare da Grobler e la Coppa, per la prima volta ai rigori, va a Liverpool. Squadra sempre sullo 0-0 dalla bandierina Cerezo e gol di Graziani. La Roma ha vinto la Coppa Italia 83-84. La Coppa Italia vinta pochi giorni dopo è una piccola consolazione. L'ottavo re di Roma, nel dicembre del 1984, lascerà la città e la squadra.